ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Sta per cominciare la prima settimana di Alberto Colombo alla guida del Pescara. L'allenatore Brianzolo ha già detto sì ai biancazzurri e attende solo di firmare per il Delfino per avviare operativamente la sua avventura in biancazzurro, cercando di ripetere quello che di buono ha fatto in Lega Pro, dove la passata stagione con il Monopoli è stato tra i protagonisti. Come sempre sarà anche e soprattutto una questione di uomini che il presidente Sebastiani, in attesa dell'ingresso dei nuovi soci, riuscirà a mettere a disposizione del tecnico che ha creduto nel progetto ed ha atteso con pazienza che Zeman prendesse la sua decisione con il Boemo, che ha scelto poi di seguire le vicende societarie del Foggia Calcio, rinunciando così nella sostanza alla chance pescarese. A metà settimana ci sarà la presentazione di Colombo, meno integralista di Zeman nell'interpretazione del modulo. Quest'anno a Monopoli ha applicato spesso il 3-5-2, ma che potrà anche essere il 4-3-3, un sistema di gioco che piace molto in riva all'Adriatico, ma che potrebbe anche essere declinato diversamente con i trequartisti e il giovane delle Monache, già praticamente della Sampdoria, che rimarrà quasi certamente in prestito a Pescara per vivere la prima stagione da titolare e valorizzarsi con l'allenatore lombardo che lo stima. Con lui potrebbe restare anche Clemenza dopo il buon campionato di questa stagione, che invece per le sue caratteristiche non sarebbe rimasto con Zeman, meno portato a giocare con i trequartisti. Un attacco nel quale ci sarà invece molto probabilmente Gennaro Borrelli, anche lui proveniente dalla cantera biancazzurra e pronto ad un'altra stagione con Colombo dopo l'ottimo finale del campionato con il Monopoli. Ma il mero nodo è la difesa, cruccio delle ultime stagioni biancazzurre, e anche quest'anno non ha risposto alle aspettative, subendo gol a grappoli. Non ci sarà Drudi con il reparto da rifondare, né Nzita che ha deluso e sarà ceduto all'estero. Rimarrà Iglianes che piace al DS dell'Icarri, ma serve altro per invertire la rotta. Il primo obiettivo è Matteo Angeli dell'Imolese, classe 2002, centrale, tra i migliori della categoria, difensori con il vizio del gol, protagonista quest'anno anche contro il Pescara. Non sarà facile vincere la concorrenza delle squadre di